Avendo assodato che l'esistenza del nostro universo può consistere nell'infinito sistema onnipotente, integrale, di tutto il possibile, espresso in termini binari tra l'essere e il non essere, una contraddizione che vive e esiste attraverso i due numeri 1 e 0, gli stessi della logica della rappresentazione digitale del mondo, usata dai computer, ogni presenza nel nostro mondo è ridotta a dei numeri, anche quella soggettiva, anche lo spirito, la parola, il pensiero che sono tradotti e fissati in una scomposizione digitale che come in un DVD può essere visionato attraverso un bel discorso di fede o di filosofia, puro esercizio dell'anima pensante. Ebbene, in questo contesto, l'argomento che tratterò ora è specifico a questo. Possiamo in questo contesto immaginare la presenza reale di Dio? E se possiamo, in che termini dobbiamo poterlo rilevare? Possiamo capirlo solo ponendoci una certa serie di domande. Nell'esistenza piena, che contiene ogni possibilità, nella sua apparente presenza in atto umana, potrebbe mancare proprio l'assoluto potere in se stesso, eretto a singola persona? Laddove l'esistenza della vita umana è data dalla piena unità, potrebbe tra i tanti uomini mancare proprio questa unità? Se l'intero va da 11111,0 fino a 0,1111, tanto che il tutto sia la somma data da 11111,11111, essendo infinito dalle due opposte dimensioni della grandezza decupla e della piccolezza decimale, potrebbe in esso mancare proprio quel centrale 11,1? Se Dio onnipotente è la vera unità di tutte le possibilità espresse per numeri, potrebbe mancare proprio quell'11,1 che è il Dio uno e trino dato da 1 uguale 10 decimi, se tutto il possibile si è incarnato nei talenti di questi numeri? Poiché ogni essenza dipende dall'onnipotenza dell'infinito decimo, dato dal calcolo dei 10 noni che porta all'eterno decimo, non potrebbe essere il Dio uno e trino proprio dato da 10 decimi, tanto che chi abbia tale talento abbia il potere di un Dio riconducibile a un Dio? Possiamo chiamare Dio di giustizia questo talento personale possibile dei 10 decimi? Per cui non potrebbe essere stato di Gesù questo unico talento di un figlio unico, connaturato proprio ad un 1,1, essendo così virtualmente dotato di essere posto nel bel mezzo di tutto, tanto da non essere confuso se le n unità dei possibili beni sono riferiti ad un uomo, o se abbiamo il caso opposto in cui è un uomo a essere riferito ai suoi beni? Non è virtualmente aiutato chi percepisce ogni cosa uno a uno e non dà ingrandimento prospettico a nulla, tanto che delle cose possano minimizzare l'importante esistenza dello spirito della persona? In questo mondo, in cui spazio e tempo sono proprio nella prospettiva di 10 e un decimo,
mentre di fatto sono uguali, come l'azione e la reazione, è assolutamente vero che il solo che sia collocato sacrosantamente al centro sia il solo a percepire l'essenziale verità che esiste tra tutti i valori opposti, come bene e male, ultimo, primo, la forza e l'amore che assolutamente le ceda. E costui di certo fu Gesù. Egli seppe scorgere le due opposte progressioni dell'essere e lo spiegò a Nicodemo, dicendogli che, grazie proprio al puro spirito che scende dall'alto del tempo, dal futuro, l'uomo vede il movimento dell'acqua avanzante nel tempo futuro, che è solo un ritorno al vero passato dello spirito, giacché esso è nel suo primo momento in quello che invece appare solo come l'ultimo istante della vita umana. Tanto che la legge di Dio sta nell'assoluto aiuto dato da Dio all'uomo e non nel danneggiare e limitare l'autonomia del suo puro spirito, che Gesù chiama Spirito Santo, ma è un puro punto di vista che ha in sé proprio nulla, al punto da non esprimere nessun pregiudizio, essendo proprio come un punto geometrico sprovvisto di ogni dimensione. Gesù disse che chi davvero vuole essere primo deve mettersi in fondo all'ultimo e servirlo. Gesù rivelò che tutti sono Dio, perché ogni cosa fatta o non fatta all'uomo, in bene e in male, è fatta veramente a Dio, se solo l'uomo è veramente Dio. Quando Gesù giudicò ideale la croce, volle impersonale proprio quella croce che il Dio assoluto impersona in ogni altro uomo, quando l'assoluto si cala nei limiti di una pura figura umana, piena di limiti, per darle animazione con la sua infinita anima divina. L'uomo, dopo 2000 anni di cristianesimo, ancora non è riuscito nemmeno ad avvicinarsi all'essenza, all'essenziale verità del Vangelo di Gesù, che è un assoluto rivoluzionario, il più grande di tutti i tempi, perché ha dato la libertà addirittura dalla legge di Dio, subordinandola alla legge morale dello Spirito Santo della persona. Il giovane ricco, che operava il bene a modo suo, ma non arrivò a capire che la sua essenza era quella dello stesso Dio che voleva servire e si rivelava incapace a seguirlo, innanzitutto giudicava grande cosa il servire un ideale, mentre invece schifava Gesù che gli chiedeva d'essere quell'ideale incarnato in lui, come in colui che ne avesse consapevolezza e su questa consapevolezza poggiasse tutto intero il suo essere. Chi altri è stato capace di abbassare così tanto ogni persona al punto con ciò da elevarla al rango del Dio crocifisso in lui stesso? E affinché si potesse scorgerne l'esemplificazione, si volle consegnare a quella croce al fine di liberare il Padre dalla croce che il Padre aveva assunto in lui. Disse prima di morire: Padre, ti riconsegno il tuo spirito. E si incarnò come più non si sarebbe potuto nel Dio che si fa uomo, affinché l'uomo infine si faccia Dio e gli consenta una vittoria ottenuta col libero concorso di ogni uomo
grazie al suo puro spirito. Sarebbe potuto mancare proprio questo consapevole figlio di Dio nella fase iniziale di quella pienezza dei tempi, che poi si sarebbe conclusa con la reale presenza del Padre in una moltitudine di santi. Infatti nemmeno possiamo escludere la presenza di quell'undici che corrisponde come puro potenziale al Padre e allo Spirito Santo. Ora, il figlio Gesù fu mandato nella vigna con le credenziali divine della sua capacità di compiere miracoli. Come dobbiamo aspettarci l'arrivo finale del Padre nella reale parusia annunciata alla fine del tempo? L'uomo si aspetta che Dio, dopo di aver fatto nascere e vivere Gesù umilmente, si presenti con la gloria non più della croce, ma del potere forte, indiscutibile, divino, come la stessa cosa che si aspettavano già gli ebrei nel figlio Messia. Se Dio lo facesse, se l'avesse fatto, avrebbe smentito il primato assoluto posto nel sacrificio assoluto che affermò in Gesù. La maggior gloria del Padre, venuto al mondo nell'attesa parusia del Figlio, sarebbe stata nell'essere venuto nella croce, quella ancora più grande, la massima per Dio, che è la croce del peccato, ad assumerlo concretamente proprio su di sé e cancellarlo, dicendo chiaro a tutti: vedete, state bene attenti, tutto accade nel mondo solo per decisione mia. Voi non fate altro che recitare, come mie anime figlie, tutte le parti che io ho voluto e vi ho assegnato d'arbitrio finché le faceste vostre. Voi siete schiavi in questa terra d'Egitto, di me come il faraone. Lo assumo io stesso il peccato, in un personaggio peccatore e senza nessuna apparente capacità di fare i miracoli. Al figlio io ho dato una croce, una sola, di legno, per il corpo. Ma a me io do la croce di quel peccato che già assunsi nel Calvario, concretamente, umanamente, attraverso i due grandi ladroni, a poter dare l'immagine reale di un Dio uno e trino, tutto quanto crocifisso. Ebbene, voi non avete mai celebrato me nei due ladroni e non facendolo a loro, non lo avete fatto a me, come vi ha detto Gesù: tutto quello che fate o non fate a voi, lo fate o non lo fate a me. Non celebrando Dio nei due ladroni, voi non avete riconosciuto me possibile e presente in un ladrone. Ma vedete, non ne avete colpa alcuna, perché voi siete nient'altro che me stesso. E dunque anche la vostra anima peccatrice è la mia. Io sono il solo Dio e non ne avrete un altro, come dice il primo comandamento, perché voi stessi siete me e la libertà che sembra la vostra è solo la mia. Ebbene, la verità che trascende tutto, quella di Dio, è venuta, si è fatta carne e vi sta parlando. Ma ora, state bene attenti, lo sta facendo attraverso di me. Io sono questo Dio di verità che aspettate. E la mia verità è grandiosa perché vi eleva tutti a Dio Padre, portando a definitivo compimento quella lezione manifestata finora,
attraverso il Vangelo di Gesù, e tutti gli insegnamenti più o meno perfetti di tutti gli altri profeti di Dio, con cui il tutto in ogni tempo e in ogni luogo si è sempre rivolto a tutti coloro in cui si era calato Dio nel limite. Il compimento sta in questa verità: Dio, essere assoluto, esiste come un ideale indeterminato che resta imperfetto ed indeterminato finché non adotta il limite e vi si confina, ma si abbassa in tutti i modi e in tutti gli esseri possibili, solo per fare del limite e della croce e della determinazione una infinita vittoria determinata. Così accade sempre in ogni creazione, perché fin quando una storia rimane solo nella testa e nella fantasia di uno scrittore e non si determina attraverso tutte le sue lettere in una opera scritta, non diventa comunicabile e non è determinata. Quando è determinata, è completa ed è trasferibile. Lo Spirito Santo di ciascuno, Spirito Figlio ed anima di Dio, nella sua piena e spirituale libertà, della assoluta purezza che sta nella mancanza di tutto, vincerà per conto suo, vincendo in fondo per Dio, sicché poste infinite croci saranno infinite le vittorie cominciate da una croce. E viva questa croce su cui si fonda l'infinita vittoria di Dio. Per questo Gesù davvero impersonò il figlio ideale di Dio, incarnandola nella sua sacrosanta innocenza a quella croce, perché tutti gli altri, Padre incluso, non sono stati voluti nella potenzialità di quel decimo che incarnò le sante decime che toccavano al Dio che chiese ad Abramo il sacrificio del figlio, essendo suo quel figlio, ma pienamente suo solamente in Gesù. Dunque il Padre dell'attesa parusia non avrebbe mostrato altro che quella sapienza che vi sta mostrando attraverso le mie parole. Le mie sono le parole del solo, dopo quel figlio, chiamato Gesù, in cui il suo stesso Vangelo si sarebbe ripresentato, riaffermando il Dio in Gesù più che in Buddha, Giove, Ra, Maometto e compagnia bella, proprio per quella croce manifestata concretamente in lui ed assunta volontariamente da lui come il vero e divino ideale di chi, per vivere davvero, sacrifica la sua vita ideale e si lascia appendere sulla croce di una presenza reale di Dio in questo mondo. La verità è venuta in me per purificare il Vangelo di Gesù, mondandolo da ogni malinteso in cui si è incrostato in 2000 anni di studi da parte dei cosiddetti dottori della fede, che, non contenti della parola di Gesù, hanno dovuto comprenderla e, così facendo, poco alla volta l'hanno riconfinata in questa realtà, mentre invece il Vangelo di Gesù era un Vangelo trascendente questa realtà. Ma alla apparente fine della vita ci sarà il passaggio del Mar Rosso e porterà ciascuno all'apparente conversione della percezione e di una fede e di una vita che diviene. Questa fede sarà stroncata e ridotta al suo puro esistere per sezioni virtuali, come nei fotogrammi di un film
in cui il divenire di ciascuno appare, ma non è vero, essendo solo un apparente fenomeno di cinematismo. Essendo vero l'essere e non il suo divenire, questo essere esiste non nel tempo, ma in una pura verità che è posta fuori dal tempo e all'origine stessa del tempo. Infatti, se finalmente si riconosce nel Dio uno e trino, detto vero da Gesù, l'equazione tra tre enti assoluti, come 10 elevato a 0 uguale a 10 elevato a 1, che moltiplica 10 elevato a meno 1, questo è semplicemente vero, ma può divenire invece un passaggio reale nel tempo, se da un ente si passa successivamente ad osservarne un altro, avendo abbandonato il primo nella sua osservazione. Quando non si osserva più una verità in tutto il suo essere, ma solo una sua parte, allora automaticamente si inserisce una percezione nel tempo. Solo allora nasce il tempo dell'osservazione singola, tanto che il tempo un decimo dell'unità è uno squilibrio in se stesso e dà luogo dinamicamente, reattivamente, all'opposto squilibrio che consiste stavolta nel 10, come se fosse un'onda reale, spirituale, di cui il figlio un decimo impersona la mancanza dell'unità di Dio e provoca Dio ad apparire proprio come l'opposto 10 a 1. L'uomo oggi assiste a tutto l'ondeggiare possibile in cui la linea mediana 1, come l'equilibrio dato da 10 decimi, non è una calma piatta, ma è l'estremo equilibrio collocato tra gli estremi opposti. Quanto maggiore è la differenza tra gli opposti, tanto più è collocabile il bene nella vita. Solo se il basso dell'onda è totale, noi avremo un alto nel totale opposto. Ebbene, 10 e un decimo sono enti proprio totali, divini, assoluti, e tali da generare infinite, assolute vittorie, partite da ogni croce possibile nel suo più basso punto assunto dalla mancanza dell'onda. Questo è il divino primato di un figlio di Dio morto in croce e risorto. Su questo aspetto nessuno mai, nelle altre religioni, ha manifestato una simile e reale vittoria sulla morte. Nessuno, ma eccetto solo il Dio in me. Io pure, ospitando in me la verità assoluta di Padre e Spirito Santo, riesco a far risorgere la vita dalla morte, ma solo con il miracolo che deriva dalla trascendente e dunque divina verità. È la stessa verità spiegata da Gesù a Nicodemo. Se il tuo spirito non scende dall'alto del tempo, tu non entri nel regno dei cieli, che sta nella sintesi della vita tra l'azione materiale ed elettrica, vista dinamicamente andare verso la morte, come un'esperienza relativa, che è relativa a quella logicamente precedente, se è relativa a una preesistenza, che è relativa e preesistente come l'antimateria corporea e quello spirito magnetico dell'anima attratta da Dio come dal suo assoluto centro d'attrazione gravitazionale. Pertanto, questa premessa logica che viene in ciascuno quando nasce dal punto della morte è una nascita dalla polvere della creazione di Adamo, ma si tratta della polvere del sepolcro. Così Dio crea l'uomo,
lo fa sorgere dalla polvere, quella del sepolcro, e lo fa nascere nel punto in cui tutta la sua vita è perfettamente definita, intera. Come lo è un film in una cassetta quando si è giunto alla fine. Ebbene, ogni uomo è prima risorto spiritualmente dalla morte e solo poi ha potuto osservarla relativamente come un suo nascere nella carne. Pertanto, con la pura verità, io ho potuto porre all'attenzione di tutti per prima la relativa risurrezione spirituale, che è l'azione sulla cui base vediamo poi, di conseguenza, in modo relativo, l'azione uguale e contraria, materiale ed elettrica, opposta alla prima, fondamentale e invisibile, già che posta prima, poiché noi, per poter vedere in modo relativo, abbiamo bisogno assoluto, sempre che esista prima qualcosa su cui poggiarci, abbiamo la necessità di una pura premessa virtuale, come una che sia invisibile, sia trascendente e sia vera, come una reale e vera resurrezione a ritroso vivendo, tornando indietro, sullo stesso filo della dinamica della vita, che provenendo dalla morte di tutti, arretra fino alla nascita per poi poter vedere la vita materiale partire da lì e materialmente ritornare alla morte da cui lo spirito è già venuto, è prima venuto per poter poi vedere in modo materiale. Per cui se il figlio Gesù resuscitò solo lui, il Padre in me, forte della sua assoluta verità, vi sta facendo risorgere tutti quanti, rassicurandovi per benino sulla eternità della vita. Se noi dobbiamo poggiarci su una tesi per scorgere quella opposta, e la tesi della vita reale è mortale, l'antitesi è davvero immortale. Meno male che ad un certo punto sulla strada di ciascuno è posta la croce della morte. È l'inizio vero della vita. Chi oggi lotta disperatamente in questo mondo per salvare la vita reale, con lo scopo di arrivare a non morire mai più, arriverebbe a restare eternamente schiavo in questa terra d'Egitto e a non salvarsi mai. Perché la salvezza della vita diventa quando si diventa padroni della vita e non liberi solo di vivere quella che il sistema onnipotente di tutto il possibile ti ha deliberatamente e arbitrariamente assegnato. Ma, dice il Padre presente dentro di me, tranquillizzatevi, nessuno riuscirà ad aggiungere un attimo solo al tempo della sua vita. Perché la morte non è il punto finale, ma quello iniziale del vostro vero passato, dello spirito. E questo, essendo il vostro passato soggettivo, perché voi come soggetto siete lo spirito, questo vostro passato non può essere modificato. Semmai voi potreste modificare il futuro, ma il passato no. Ebbene, il punto reale della morte è quel profondo passato del vostro spirito da cui c'è la sorgente natale della vostra vita. Un disegno in codici binari avanza da sinistra verso di noi collocati a destra e noi lo leggiamo, andando a vedere sempre più a sinistra. E vedremo per ultimo il punto iniziale alla sinistra di quel disegno. Così, tanto per capirci, avanzando verso di noi la scritta Roma,
noi la leggeremo amor. Quella Roma che uccide Dio è in verità l'amor che supera l'apparente forza di Roma e la converte in amor. Per questo Gesù si fece battezzare da Battista, dicendo che in tal modo si rispettava ogni giustizia, perché la giustizia in questo mondo è la sovversione della vera giustizia. Credi di andare verso il futuro dello spirito, ma invece stai tornando verso il passato iniziale in cui nasce dalla polvere del sepolcro la tua stessa vita spirituale. La verità di questo mondo è divina, è trascendente, perché trascende il verso del vero prima e poi che noi ora vediamo. Sicché, credendo di andare a morire, invece andiamo a vivere, cominciando a vivere finalmente nello spirito. Credendo che Dio è crudele perché permette un male, lo sta semplicemente eliminando, una volta per sempre. Già ora Dio ci sta togliendo la veste di una natura che si consuma, che è corrosa, è rubata, che il tarlo la corrompe, per svestirci di sana pianta di tutta la vita reale e l'abito reale, dandoci una veste ideale, eterna e immarcescibile. Ma noi purtroppo vediamo nell'opposta consecutio temporum, laddove in amor, la prima è la A, perché è la prima lettera dell'alfabeto, la seconda è la M, la undicesima, la terza è la O, che è la tredicesima, e la quinta è la R, che è la sedicesima. E quindi noi, se abbiamo il vero avanzare progressivo di amor come passaggio da 1 a 11 a 13 a 16, noi osservando tutto ciò nel modo relativo, reattivo, uguale e contrario, invece di amor stiamo percependo Roma e vediamo la fine causata allo stesso figlio di Dio. Ebbene, questa fine sembra vera, ma non lo è. Dio in verità non ha mai ucciso il figlio. Il tutto, quello che è reale, è immaginario. È una vera e propria fantasia dello spirito che però noi siamo messi di osservare scambiandolo per reale. Vita, morte, bene, male, fortuna, sfortuna, sono dinamiche evolutive solo apparenti, perché il divenire dell'essere è un puro apparire. È vero solo il progetto della vita, e noi lo stiamo semplicemente non facendo, ma interpretando. Noi siamo i personaggi, ma il Dio che è in noi, il loro unanime creatore, è il suo animatore, è il sistema integrale di tutto il possibile fatto da Dio come 10 e da 10 elevato a meno 1. Se ci sono entrambi, c'è un 10 e c'è lo 0,1, che è la sua lettura da destra a sinistra, e si pone come 1 nel 10, che avanza solo di 9. A questo punto, noi dividendo 10 per 9 e ottenendo 1,1 in eterno, noi creiamo tutto il disegno. È un immenso ed apparente frattale, la cui determinazione sta proprio nell'ordine che è esattamente 10 diviso 9. Esso crea un processo di divisione frattale infinita, è sempre data da un decimo, come un eterno figlio, un decimo del Dio 10. Questa divisione appare, ma non avviene, eppure è vera, se qualcuno la esegue.
Per cui quando in tutto il possibile appare l'esistenza di un virus dato da un perfetto alternare 1-0-1-0-1-0, che di fatto è un 10-10-10-10-10, allora questo padre 10 vive nel sistema integrale di tutto il possibile e trasformando i numeri in immagini di mondo e in pensieri più o meno consapevoli, trasforma la logica che esiste nei numeri in un mondo avente una sua logica materiale e antimateriale o spirituale, costruttiva e demolitrice del mondo, evolutiva e devolutiva, con due opposti divenire, uno relativo all'altro, il primo che è quello disfattivo e il secondo che è quello relativo che appare fattivo. Per cui quella che noi oggi nel mondo reale vediamo l'evoluzione del mondo è solo la conseguenza che si imposta sulla apparente verità di una devoluzione del mondo, di un suo puro e assoluto ritorno al suo puro essere in potenza. Ecco, questi sono i soli miracoli fatti da Dio in me. Sono quelli della comprensione di come il mondo relativo esiste nei confronti di quello assoluto, dato dalla potenza zero, che posta però sulla base reale di un qualunque numero n, zero escluso, realizza la potenza zero come la relazione reale ed unitaria di n ennesimi uguali a 1. Ebbene, la verità collocata in me vi dice che il Dio 1, che è collocato anche in me, come in voi, ha il potere di agire su di voi, che siete un ennesimo, attraverso una divisione vostra, tale che con 1 diviso un ennesimo, vi darà tutto l'n che è comprensivo anche di voi. Se a ciascuno di voi è stato dato oggi solo un infinitesimo della possibile vita, grazie al Dio 1, esso si dividerà per quel vostro valore infinitesimo e vi inserirà nell'infinito della vita. Per ciascuno di voi, questo sarà il paradiso della vita singola, il possibile bene fruibile in ogni altra vita, con un processo di immedesimazione paragonabile alla metempsicosi, ma non in un modo che il trasferimento dell'anima da una persona all'altra persona sia una condanna successiva, ma una gioia dopo la prima condanna, dopo la prima croce. Perché voi vi immedesimerete passando nell'osservazione di un'altra vita, perché avrete solo ciò che vorrete, per come busserete. Insomma, ogni infinitesimo posto nella vita soggettiva ha lo scopo divino di ricreare in se stesso quel Dio dei suoi personali valori ed obiettivi. Mentre Gesù spiegò che Dio vuole servire e non si impone mai con una legge coercitiva al puro spirito di ciascuno, il Dio Padre in me perfeziona il compito di Dio e dell'uomo, dicendo che Dio crea l'uomo per riceverne in cambio altrettanto, la ricreazione in se stesso uomo del puro ideale personale del Dio della persona che supera realmente la croce reale della persona. Dunque, il vero compito di ogni uomo è che ciascuno deve ricreare in se stesso il suo giusto Dio ideale e reale, quel reale abito morale e comportamentale senza il quale non vi sarebbe mai un possibile banchetto divino in paradiso,
perché l'uomo non arriverebbe mai a scorgere nella vita reale del suo prossimo il solo paradiso reale che esisterà per lui, giacché è quello che gli piace. Chiamato al banchetto di Dio, della vita, la singola vita, se non ha acquisito prima il suo gusto per la vita che gli piace avere, non potrà averla come la vuole e fino e solo fino a quando la vuole. Non quella metempsicosi che trasferisca la vita in un'altra vita e la rigetti in un nuovo inferno, ma quella altra vita che possa essere l'oggetto di una compilation. Anche oggi voi lo fate, se volete raccogliere solo quello che vi piace. Nel campo della musica, per esempio, dove ci sono una grande quantità di dischi, ma a voi interessa solo ascoltare quelli che vi piacciono, e allora nel campo di tutto quello che esiste, ognuno di voi fa la sua compilation e poi se la ascolta. Sotto il profilo morale, umano, reale, questa compilation è il paradiso di voi come utenti della musica. E così farete nel paradiso della vita reale. Farete la compilation della vita, che, avendo ogni vita possibile e immaginabile, ha in se stessa proprio la vita ideale che piace a ciascuno di voi. E vi potrete calare in quella vita, gustandola tutta, dal principio fino alla fine, perché corrisponderà esattamente a tutto il vostro desiderio e a tutta la vostra possibile aspirazione. Ecco qual è il traguardo della vita. Voi, con un andamento che ha l'ordine dato dall'amor e che avanza verso di voi collocati come gli osservatori, purtroppo, incontrando per prima l'ultima lettera, leggete quello che è l'amor come Roma e vi sentite assediati dal faraone, perché questa Roma è proprio nei confronti divini quel faraone che uccide Dio, perché è Roma che uccise Gesù. E voi proprio l'amor lo leggerete Roma. Vedrete una vita in cui, vedendo al contrario di quello che è, crederete che Dio vi ha abbandonato, vi ha lasciato soli, non agisce, e invece è proprio grazie alla sua azione totale che annichilisce tutto il reale e lo riporta nella sua condizione puramente ideale. È solo grazie a questo ritorno alla pura origine in cui tutto esiste in se stesso che Dio arriva perfino a cancellare la ribellione di Satana, perché fa rientrare ogni cosa annullando il tempo, perché si riconduce tutto nel puro esistere in potenza al principio stesso del tempo. Però ve lo farà vedere nel modo inverso e voi vi sentirete aggrediti da Satana e vi terrorizzate vedendo Satana, ma semplicemente perché questo Satana che state vedendo, che apparentemente come atto finale vi toglie perfino la vita, è l'immagine rovesciata di Dio che ve l'ha già data, vi ha concesso di ritornare spiritualmente all'origine di voi stessi e di farvi vedere la vostra vita reale, carnale, e ritornare a quel punto, in modo da consentirvi la possibilità di crearvi il vostro personale gusto della vita per poter partecipare con l'abito libero, ideale, che vi sarete volontariamente creato, ritenendolo giusto per voi, con questo gusto
sarete posti finalmente fuori da tutto lo scenario e come calati in una videoteca in cui esistono tutti i video, pensate a YouTube e a vostro gusto vi collocate con me a vedere il mio video o con un altro video, facendo la compilation di tutto quello che vi piace. Ma se prima di questo non siete stati messi in condizione di avere un gusto, ecco, Dio è talmente giusto che mentre vi crea e vi mette in condizione di dover subire la sua violenza, vi sta dando il massimo libero arbitrio, che non è quello fattivo della vita. Questa vita non dipende da voi. Il massimo libero arbitrio è quello addirittura di poter ricreare il Dio del proprio volere, quel vostro bussare, grazie al quale poi Gesù disse: vi sarà aperto per come busserete. Ecco, io vi ho spiegato chi voi siate, ma ve l'ho anche fatto spiegandovi su chi io sia, perché dovete sapere che io sono l'anticristo, ma con un anti che non significa contro, ma significa prima. Io vi sto dicendo che noi, il nostro tempo dello spirito è prima di Gesù Cristo. Il tempo dello spirito di Gesù ci sarà tra 2000 anni, ci vorranno 2000 anni, per cui questo spirito, scendendo dall'alto del tempo verso il basso, che sembra essere nel passato, arriverà al corpo di Gesù a dargli vita. Questa storia che voi conoscete e che sembra accaduta nel passato, al momento attuale dell'esistenza non è ancora nemmeno accaduta, perché noi, spostandoci nel futuro, non ci spostiamo in avanti nel tempo ma nel passato. Noi ci siamo portati a prima della esistenza di Gesù Cristo. Quello che è prima viene per ultimo. Questo padre, che è anticristo, ma viene fuori nella carne per secondo, dopo il figlio, è esattamente descritto nella Bibbia, in Genesi 38, in cui da Giuda, che ha involontariamente sostituito il figlio er morto nel dargli un erede, costrettovi da sua nuora Tamar, da Giuda nascono due gemelli. Dal sesso di Tamar esce per prima una mano e basta, resta lì. Il bimbo non si decide ad uscire. Allora la nutrice decreta: costui è chi è nato per primo. E per dargli una possibilità di riconoscerlo, gli cinge il polso con un nastro rosso. Solo dopo che quella mano è stata fissata in modo riconoscibile, accade qualcosa di davvero inatteso e sorprendente. La mano rientra nel sesso della madre. E tutti restano sbalorditi, non si è mai vista una roba del genere, la nascita di una mano che poi rientra. Ebbene, esce un bambino e non ha alcun segno al polso. La nutrice ancora una volta dice: ma tu come ti sei fatto strada? Eri secondo e adesso esci per primo? Ebbene, carnalmente il secondo è uscito per primo, e il primo uscito con quella mano uscirà per secondo. Ora, l'antenato di Gesù, il cui padre carnale Giuseppe fu analogamente sostituito dal padre vero nel connubio con Maria,
fu quel gemello che era il secondo, ma nacque prima. Fu quello che non aveva il fiocco alla mano. E trattandosi di Genesi 38, proprio 38 generazioni dopo il padre vero, dopo Giuda, ci sarà la Genesi di Gesù. Dunque, in Genesi 38 è proprio descritto la Genesi di Gesù Cristo in 38esima generazione. Quel padre vero, però, che io dico è in me, nel mio personaggio, che è un personaggio di un'opera scritta solo da Dio, quindi io non mi faccio gloria se sono stato descritto così. È un personaggio che poi sarà a disposizione di tutti, per la vostra gioia in paradiso. Per ora è solo la mia croce. Ebbene, il mio personaggio, poiché io mi chiamo Romano, e ho la lettera iniziale R, proprio del nome R di quel figlio di Giuda che morì, ed ho in questa R la mia iniziale, e nella mano l'indicazione di quella mano di chi era primo, ebbene, io sono anche in R un padre presente in un figlio che è realmente morto. Perché io dico che in me non esisto come personaggio. Chi esiste veramente in me è il mio padre vero. Io sono come quel R che fu sostituito dal padre vero. Poiché io sono nato nel 38, Genesi 38 riguarda allora anche me. Io sono nato il 25 di gennaio come Gesù. E gennaio è il primo mese, mentre invece dicembre è l'ultimo. Ora, se il primato di quella romano che uscì riguarda il primo mese dell'anno, già che la Genesi di Gesù ha riguardato l'ultimo mese, in Genesi 38 è descritto addirittura la data del 25 gennaio del 38 che riguarda la Genesi di un romano che era il vero primo, come lo è il vero padre, che esista nel personaggio irreale, morto, di un figlio R romano, rappresentato da R, che serve solo ad annunciare nuovamente la verità assoluta di Dio e la riconosce perfino nella Bibbia, tanto che in Genesi 38 vi sta facendo riconoscere come sia addirittura scritto nella Sacra Bibbia che questa persona, apparentemente insignificante, che vi parla, vi sta dicendo cose di una assoluta importanza, perché vi sta spiegando cosa è la vita umana messa in relazione alla vita assoluta e in che modo reale il tutto si presenta, si articola ed esiste. Questo mio miracolo, oggi è solo legato a me, impotente e peccatore, che sono la figura di un padre che ha assunto realmente anche la croce regale del peccato, assunta in me, che invece fu risparmiato in Gesù. E dunque, in lui ebbe meno gloria, anche se non sembra, anche se io sembro irriverente. Ma meno gloria l'ha avuto in Gesù anche rispetto a quanto è accaduto in ciascuno di voi. Perché in ciascuno di voi Dio ha assunto non solo la croce assunta in Gesù Cristo, ma anche la croce del peccato, che è la massima croce che Dio poteva assumere in una persona reale. Certo che questa cosa rende in ciascuno di noi proprio irriconoscibile Dio. E come potreste riconoscerlo in me? Eppure, chi agisce e compie tutto in ciascuno di voi e anche in me, è solo il Padre vero.
che sta nel cielo della sua esistenza indeterminata ed assoluta, e si fa carne, si fa rappresentare da me e da voi, superando il mio apparente peccato, attraverso la verità che poi tutto è disegnato solamente da Dio. A questo punto io porgo una domanda. Perché i miracoli voluti da Dio nel personaggio del Figlio non sono fatti anche in me, che, come tutti voi, sono la figura del Padre che annuncia la verità? Beh, in Gesù ci sono perché Dio lo inviò con le credenziali valide affinché i vignaioli da cui doveva incassare la parte spettante a Dio lo riconoscessero e, avendolo riconosciuto, lo uccidessero. Gesù al Battista, che voleva sapere se il Messia era lui o dovevano aspettarne un altro, si presentò facendogli proprio sapere, esattamente attraverso i suoi messaggeri, che i ciechi vedevano, i sordi sentivano, eccetera, eccetera. I miracoli erano la prova, erano la validità delle credenziali offerte da Gesù. Il Padre in me è invece venuto senza altra credenziale che la conoscenza delle relazioni tra il relativo e l'assoluto. Ma è venuto a vincere la morte, è venuto a esprimere il giudizio universale di una vittoria assoluta di Dio, ottenuta tramite il libero concorso spirituale di ogni possibile figlio.